Se l'Audi Q6 e-tron ha un aspetto troppo tradizionale con la sua parte posteriore squadrata, ecco la variante Sportback che debutta qui a Parigi. Sportback nel linguaggio Audi vuol dire una bella coda affusolata da coupé con lunotto molto inclinate. Infatti è sostanzialmente questa la differenza rispetto all'Audi Q6 normale. Quindi una coda filante, l'auto leggermente più bassa, con finestratura anche lei più bassa, mentre poi la parte posteriore riprende una fascia luminosa che è un po' il tratto stilistico delle ultime Audi, e qui sopra abbiamo uno spoiler nero, manca se vogliamo guardare il tergilunotto, ma c'è un particolare che colpisce di quest'auto, che è questo baffo qui. Adesso cerco di farvelo vedere perché fuoriesce letteralmente dal fianco della carrozzeria. È un baffo che dà un bello slancio alla fiancata e marca molto i parafanghi. Ma visto che stiamo parlando della parte posteriore, diamo un'occhiata al baule, che comunque è meno capiente della Q6, ma comunque rimane molto grande, realizzato con molta cura. E qui sotto c'è anche il vano per riporre il cavo della ricarica della batteria. Il lunotto si divide in due parti per favorire le operazioni di carico e ovviamente il portellone è motorizzato. Mentre invece vediamo come si sta dentro quest'Audi. L'accesso, vabbè, è un po' più difficoltoso perché l'arco del tetto è molto basso, però vediamo, io che sono alto 1,70 m, beh, non devo inclinare troppo la testa, un po' sì ma non troppo. E qua dietro, beh, qua dietro di spazio ce n'è perché il divano è bello largo e quindi ci si sta anche in tre. E poi il pavimento è piatto, quindi chi sta nel mezzo non è troppo scomodo, semmai non c'è molta aria sopra la testa, perché se guardo la mia misura, per esempio, non c'è tanto spazio sopra la mia testa. Dicevo, sono 1,70 m, vuol dire che chi è 1,80 m qui tocca con la testa. Ma andiamo a vedere davanti. L'interno riprende lo stile della Q6, quindi abbiamo questa grande cornice curva che ingloba gli schermi che qui sono spenti perché è la versione in esposizione, e poi c'è un terzo schermo qui davanti riservato al passeggero. Il tunnel ha un bel vano molto ampio, porta oggetti anche richiudibili, e in questa versione sportiva anche sedili avvolgenti rivestiti in alcantara. Tutto è rifinito molto bene, l'alcantara la troviamo anche qua, e l'ambiente è elegante e sportivo allo stesso tempo. La parte anteriore riprende gli stilemi della Q6, quindi abbiamo fari molto sottili con firma luminosa che può essere personalizzata, una grande mascherina che sembra sospeso in questo unico elemento nero. Qui è tutto verniciato, mentre invece più in basso ci sono delle prese d'aria d'apertura variabile che si aprono, insomma, quando c'è bisogno di raffreddamento, e poi c'è il radar per gli ADAS. L'aspetto comunque è filante, anche se stiamo parlando di una SUV che è lunga circa 480 cm. Per quanto riguarda la meccanica, beh, come la Q6 normale, anche la Sportback e-tron è basata sulla piattaforma PPE, che è stata sviluppata per i veicoli elettrici alto di gamma, per intenderci è quella utilizzata anche dalla Porsche Macan, fresca di lancio anche lei. Comunque, tornando alla Q6, la versione Sportback è disponibile a versione a trazione posteriore oppure integrale. La versione base ha 292 cavalli e promette 545 km di autonomia, mentre invece la Performance, sempre a motore posteriore, ha 326 cavalli. Le versioni a trazione integrale hanno invece 387 cavalli, quindi due motori, uno davanti e uno dietro, uno all'avantreno, uno al retrotreno, per far diventare appunto la macchina una trazione integrale, e ha 387 cavalli combinati, mentre invece l'autonomia è di circa 636 km. Poi c'è la sportivissima SQ6, sempre 4x4, con ben 517 cavalli, in questo caso però l'autonomia è di 607 km. E stiamo parlando di un sistema elettrico a 800 volt, quindi permette di caricare più velocemente e con potenze superiori la batteria. Infatti in corrente continua si può caricare addirittura fino a 270 kW, che sono veramente tanti. Quindi vuol dire che con un tale voltaggio si può accumulare energia sufficiente per percorrere 265 km in circa 10 minuti, almeno così dice la casa. Ancora presto per parlare di prezzi, che ovviamente saranno elevati. Comunque l'auto arriverà nelle concessionarie italiane entro il primo trimestre del 2025, quindi entro marzo sarà nel nostro paese.